Tutti pronti per il calendario dell'avvento? Su Arte per te, nuovo video dedicato all'appuntamento annuale con il calendario dell'avvento di Arte per te. Se volete vedere tutti i calendari precedenti, e sono circa 12, li trovate qui giù. Vi ho creato una playlist calendario dell'avvento di Arte per te. Ci sono tutti i calendari di ogni anno, tutti bellissimi, ma quest'anno mi sono superata. Devo dire che sono molto orgogliona del mio calendario dell'avvento. È bellissimo, è gioioso, è elegante e sta bene in tutte le case. Vedrete. Prima di passare al tutorial, però, iscriviti se non lo hai ancora fatto. Cosa aspetti ad entrare nella grande famiglia di Arte per te? Quindi unisciti alla nostra grande famiglia e soprattutto venitemi a cercare su Facebook e su Instagram. Pennello bianco su fondo rosso, Arte per te, là mi trovate con tante novità, anteprime, notizie, veloci, un modo più semplice per comunicare che non sia l'attendere della pubblicazione del video. E allora, siamo pronti per creare il nostro calendario dell'avvento? E allora spostiamoci di là e vediamo il villaggio innevato come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro calendario dell'avvento 2021. Allora, della colla vinilica, vedete tanta roba perché ci vuole tanta roba, ma tutta low cost. I cioccolatini, guardate cosa ho preso io. Degli orsacchiotti e dei Babbo Natale, troppo carini, taglia balsa, pistola per colla a caldo e relativa stecca, del tutto facoltativi alberelli di Natale, righello, matita e gomma, neve di polistirolo, la trovate in tutte le cartolerie e anche in tutti i negozi tipo Empori, forse la trovate anche dai cinesi, del cotone idrofilo. Se volete delle lucine, queste qua, con le batterie, e del cartone. Ho questo cartone più sottile, questo è molto particolare perché è mezzo bianco, mezzo color pacchi, ma voi potete prenderlo o tutto bianco o tutto pacchi, se lo trovate anche così, e poi del cartone di una scatola normale. Io ne ho una così lunga, dovremmo creare un bel rettangolo e quindi una base da taglio per non rovinare il piano da lavoro. Iniziamo subito. Allora, come prima cosa comincio a preparare le mie casette. Sarà un piccolo villaggio invernale il calendario dell'avvento di quest'anno. Allora prendo il cartoncino e, seguendo la lineatura del cartoncino, la naturale lineatura del cartoncino, segno una riga e da questa comincio a decidere l'altezza massima delle mie casette. Ne farò una da 7 cm e da 8 cm. Quindi anche qui, quindi prendo il mio tagliabalza e tiro via l'eccesso di cartoncino. Usando il tappetino centimetrato unisco le linee e taglio. Quindi ne ho da 7, ne ho da 8, ne ho da 6 di altezza. Adesso ne prendo una a caso e decido quanto debba essere larga la mia casetta. Allora vado con 4,5 per 5,5, quindi faccio i segni 4,5 per 5,5. E poi di nuovo 4,5 per 5,5, ok, e lascio un centimetro in più, quindi elimino l'eccesso e adesso creo la mia casetta. Quindi lascio degli spazi uguali, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5 più un centimetro. Aiutandomi con un bulino segno leggermente le pieghe e allora vado con
4 e mezzo, ma posso farlo anche direttamente con il righello, visto che sto utilizzando le linee del cartoncino. Basta appoggiare la riga e tirare su, poi magari quelli più sottili mi aiuto così. E quello che avrò sarà questo, ok? Che è già di per sé una casettina. Prima di andare avanti, però, poggio il righello sui 2 centimetri, no, sui 2 centimetri, dai, sui 2 centimetri da un lato e 2 centimetri dall'altro, così, e segno ambo i lati più lunghi, ok? E qui entrambi i lati corti, ok? Quindi segno le pareti, vado al centro dove 5 centimetri e mezzo, e prendo il centro da una parte, dal centro congiungo con la linea dell'altro lato, così. Ed elimino l'eccesso. Fatta la prima, altre così potremo farle semplicemente ricalcando la sagoma di questa. Quindi facciamone una di ogni misura che vogliamo fare e poi le altre, fino ad arrivare a un numero di 24, le faremo alternando il ricalco di queste sagome su altro cartoncino. Dopo aver ritagliato 24 casette di diversificata forma di cartoncino, non ci rimane altro che decorarle una ad una. Quindi prendo un pennarello ad acrilico e decoro le mie casette. Quindi ripasso sul tetto, così, e faccio tutti i decori che voglio insistano sulle mie casette. Quindi qui farò la finestrella che poi bucherò, qui per forza devo fare il portoncino perché all'interno del portoncino ci sarà il cioccolatino. Chiudo così e poi faccio questa striscia qui, che sarà quella che verrà aperta per aprire il nostro, per prendere il nostro cioccolatino che metterò dentro. Vi faccio vedere. Quindi apro qui, faccio un taglio a T, voilà. E poi semplicemente e due, e da qui si prenderà il cioccolatino. Bene, naturalmente io decoro tutte le facciate, non soltanto il prospetto principale, tutto ciò che si vede. Finito di decorare tutte le vostre casette sulla parte anteriore in maniera più specifica e facendo anche i buchini, perché se metteremo le luci dentro le casette mi piacerà che al buio fuoriesca da qualche parte questa luminescenza. E allora, una volta fatto questo, prendiamo una normalissima colla, mettiamola sul centimetro in più e semplicemente chiudiamola così, voilà.
Una volta quindi decorate tutte le nostre casette, non ci rimane che chiuderle e preparare il tetto. Una volta realizzate tutte le nostre casette, ve lo giuro sono 25, ve ne faccio vedere qualcuna giusto per darvi qualche idea per realizzare i frontali. Allora, una, due, insomma sbizzarritevi un po' come la fantasia vi suggerisce. C'è questa grande, 4, poi c'è questa dolce dolce, 5 con la finestrella che si chiude, voilà. Mettiamo da parte le nostre casette, scusate, permesso, e con un cartoncino creiamo delle strisce che siano larghe almeno 4 cm, meglio qualcosina in più. Quindi, ok, io seguirò sempre la linea del cartoncino, quindi non prendo nessun tipo di misura se non i 4 cm di larghezza, che amplierò di un pochino e tiro su la mia strisciolina di carta. E voilà, adesso prendo le casette ad una e decido, semplicemente così adagiandole, dove voglio che pieghi il tetto. Così lo piego a metà e taglio. Ora questo cartoncino io ce l'ho mezzo bianco e mezzo color crema e potrei fare i tetti tutti bianchi, ma siccome io non sono una pigra e una scansa fatiche, no, li farò di questo colore, quindi del colore del cartoncino, e li andrò a decorare uno per uno. Quindi semplicemente farò le righe in questo caso, perché li decorerò tutti in maniera diversa, ovviamente, se mi conoscete manco a dirlo. E andrò a fare qui le tegole e il numero lo mettiamo sulle fiancate, ecco qua. Quindi prendiamo il nostro Uniposca e scriviamo 1, ok. Dopodiché io faccio un cerchio di pallini, mi correggo, un ovale di pallini. Ok, fatta la casetta numero 1, voilà, attacco il tetto. E la mia casetta è bella e pronta per contenere il cioccolatino. Però, come vedete, la base ancora manca, perché andremo poi ad attaccare tutte le casette all'interno di una base che servirà da strada del villaggio. Quindi adesso aspettate, faccio il tetto a tutte le casette e poi ci rivediamo dopo. Presa qui la mia scatola, vi ricordate che era così? L'ho tagliata e l'ho fatta diventare una base, però come vedete non è molto lineare, a queste pressature che non mi piacciono si vedano. Allora la rifilo bene sui margini. Allora giro la mia base dalla rovescia e metto due traverse per far stare dritta e ben solida la base. Quindi prendo altre due parti del cartone che avevo . Benissimo, possiamo rigirare la nostra base così
e iniziamo a collocare le nostre casette. Innanzitutto proviamo la composizione. Quindi metto una qui. Io avevo fatto la foto di come avrei voluto comporre, ecco qua, il villaggio. Metto la foto e vedo di ricomporre un po' il tutto. E voilà, ed ecco tutta la composizione bella e fatta. Ve la faccio vedere anche di fronte. Eccola qua, tutta ricostruita sulla mia base. Adesso naturalmente non posso continuare così, devo mettere necessariamente le lucine. Quindi piano piano cosa farò? Solleverò le casette e introdurrò le lucette lì dove voglio che siano illuminate le case. Prendo dello scotch, sollevo un attimo la casetta e assicuro lo scotch al pavimento, così rimetto la casetta e provo. Ok, c'è una luce in entrambe le case. Poi faccio passare la luce da qua. Proseguo per tutto il villaggio. Devo passare ancora da questo nucleo di case, da questa e da questa, dopodiché avrò finito. Il rimanente laccio lo passerò poi da sotto e lo farò agganciare dietro. Allora, io in questo momento sono arrivata qui. Adesso con la pistola per colla a caldo o con la colla aceto vinilica appiccico tutte le casette nel punto in cui ho scelto di farle stare. Metto la colla su tutto il contorno tranne che sulle porte, ovviamente. Quindi apro le porte e metto il contorno sulla colla su tutto. Ovviamente le porte no, perché se le appiccicate è finita, non si apriranno più e addio cioccolatini, dovete fare un foro da sotto. E vado a riappiccicare al posto in cui deve stare. Ecco, in questo modo non soltanto appiccico la casa, ma faccio in modo che il filo rimanga lì dove deve stare, motivo per cui adesso andiamo ad appiccicare prima tutte le casette con la luce. A questo punto prendo un po' di Vinavil, un pennellino, del cotone idrofilo, eccolo qua, e do un po' di neve al paesaggio. Quindi vi faccio vedere, prendo la Vinavil e accanto alle case, ma stando attenta a non andare molto dove si aprono le porte, cioè faccio in modo che le porte comunque continuino a potersi aprire. Non so se state vedendo, ecco, ho spennellato qui, un po' qui, e metto così un po' di cotone idrofilo, giusto poggiandolo. Lascio un attimo e poi tolgo il grosso a mo' di neve.
questo punto schiaccio bene il cotone idrofilo in tutte le zone in cui l'ho messo. Naturalmente non lascerò il mio villaggio con questa valanga di neve, ma alla fine poi toglierò gran parte del cotone idrofilo che non butterò via, ma che metterò da parte per i lavori, e rimarrà solamente una sottile coltre di neve che farà trasparire il cartoncino che vi è sotto. In questo momento nel villaggio c'è stata veramente una tormenta di neve. Vedete la differenza tra la parte in cui ho tolto e la parte in cui non ho tolto. Qui ancora domani, quando sarà del tutto asciutto, spiluccherò via ancora un po' di neve. Ok, tolto tutto l'eccesso di cotone idrofilo, con la mano schiaccio in maniera proprio da fissarlo al pavimento e abbassarne le fibre. Adesso io ho qui tre alberelli, 1, 2 e 3, che posizionerò da qualche parte nel mio villaggio. Non sto usando la colla a caldo proprio per far sì che vi venga in mente di fare questo lavoro con i vostri piccolini, perché poi la colla a caldo presupporrebbe un lavoro più adulto, mentre siccome voglio che facciate il calendario dell'avvento con i piccolini, vorrei che voi tagliaste le casette, che loro le decorassero e che loro li appiccicassero. Insomma, divertitevi insieme ai vostri bimbi. Adesso riprendo la Vinavil e faccio nevicare e spennello un po' sui tetti delle case, proprio qui sui rilievi, sui bordi, mi vedete? Sui bordi, sui rilievi, non dove ci sono i numeri, se no li coprite, cioè un po' così. E dopo aver spennellato i tetti delle case qua e là, spennello anche un po' gli alberelli. Perché adesso nevicherà e vogliamo che la neve rimanga. Prendo il polistirolo. Bene, lasciamo asciugare tutta la nostra neve, dopodiché scrolliamo via il polistirolo in eccesso, quindi facciamo il nostro calendario. Ci vediamo dopo per la parte più golosa. Ed ecco il nostro paesaggio tutto innevato con la neve. Mi raccomando, per mettere la neve usate solamente colla vinilica, perché le colle acetoviniliche, la colla spray scioglierebbero il polistirolo. Guardate, ho messo anche della colla sul tappeto di ovatta e ho buttato naturalmente un po' di polistirolo. Mentre fate questo lavoro, armatevi di aspirapolvere. È arrivato il momento di farcire le nostre casette. Man mano che le farcite, chiudetele. Una. Babbo, tu nasconditi qua. Due. Una porta blindata.
Sì, sono porte antisfondamento. Qui in questo paesino cade questa neve, quindi figurati. Bene, farcite così tutto il vostro calendario dell'avvento con i cioccolatini che più preferite e noi ci vediamo subito dopo per farvi vedere il villaggio bello e finito e anche illuminato. A dopo! Visto che bello il nostro villaggio, eccolo, ce l'ho qui dinanzi a me. Sono nella location in cui l'ho creato. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. E io campeggio. Un villaggio quasi lillipuziano. Guardate che bello, guardate! Eccolo qui, 3, 2, 1. Non lo vedete perché c'è tantissima luce, ma in questo momento è illuminato e in questo momento è spento. Ditemi se non è una meraviglia, è veramente bellissimo. E allora io vi spingo, vi sprono a farlo. C'è tantissimo tempo ancora di qui all'avvento, quindi cominciate a tagliare il cartoncino e a decorare le vostre casette per creare il calendario dell'avvento più bello del web. Quello di arte per te. Bene, farcitelo con tanti cioccolatini e lasciatemi qui sotto scritto con cosa farcirete il vostro calendario dell'avvento. Non mi rimane che augurarvi una buona preparazione all'avvento e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video. Pollice in su, condivisione e io ti mando un grande bacione. Mua! Da Ombretta ed arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!